Buongiorno, ventunesima domenica durante l'anno. Il brano di Vangelo che ci viene proposto dalla liturgia per la nostra riflessione è preso dal Vangelo sempre di Luca, al capitolo 13, dal versetto 22 al versetto 30, e affronta uno dei temi che per la verità sono comuni alla riflessione di tutti gli uomini. È un interrogativo quello che verrà posto a Gesù, che appartiene a tutti, che fa parte di noi quasi, direi. Comunque Gesù sta salendo a Gerusalemme e viene interrotto appunto da questa domanda, e questa domanda apre per Gesù tutto uno spazio per una serie di riflessioni che vedremo leggendo insieme. Insegnando, Gesù attraversava città e villaggi e intanto andava verso Gerusalemme. Un tale gli domandò: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» Rispose: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi assicuro che molti cercheranno di entrare, ma non vi riusciranno. Dopo che il padrone di casa sarà alzato e avrà chiuso la porta, voi comincerete a star fuori e a bussare alla porta dicendo: «Signore, aprici!» Ma egli vi risponderà: «Non vi conosco, non so da dove siete». Allora comincerete a dire: «Noi abbiamo mangiato e bevuto dinanzi a te, e tu sei passato insegnando nei nostri villaggi». Alla fine egli vi dirà: «Io non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia». La voi piangerete e soffrirete molto quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe, tutti i profeti nel regno di Dio, e voi fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e parteciperanno tutti al banchetto del regno di Dio. Ed ecco, alcuni di quelli che ora sono tra gli ultimi saranno i primi, mentre altri che ora sono tra i primi saranno gli ultimi». A parte l'ultima frase che è diventata un proverbio, ma Gesù, dicevamo, sta salendo a Gerusalemme, e dice Luca: sale a Gerusalemme insegnando. Non dice cosa insegna, anche perché è lo stesso salire a Gerusalemme che è un insegnamento, e si incontra con questa domanda che è: in quanti si salvano? Notate, Gesù ha fatto tutto un discorso sul regno di Dio prima di questo brano. Ha detto che il regno è come il grano di senape, che è come il lievito, che il regno di Dio è l'accoglienza del fratelli, la comunione dei beni, tutte queste cose che così. Ha raddrizzato la donna curva, facendo capire che la strada per il regno di Dio non era quella della legge, o della legge così come era applicata dai farisei e dagli scribi. E a questo punto la domanda è normale: allora si salvano in tanti? Cioè, visto che le cose sono così, che non è così semplice, si salvano in tanti o in pochi? Sono molti, perché il problema della salvezza è un problema serio, è un problema che abbiamo anche noi, è un problema legato al nostro desiderio di essere rassicurati, di essere al sicuro, di poter preservare quello che secondo noi è importante, di fare in modo che non sia soltanto una cosa così, ma sia una cosa duratura. La salvezza è il problema di tutti, è un problema anche laico, molto laico. Poi pensate alla scienza, pensate alla medicina, pensate a tutte queste cose qui, sono tutti strumenti ai quali noi affidiamo la nostra salvezza, il mettersi al sicuro. E se volete, in ultima analisi, la salvezza è il riuscire a evitare la morte, che è il vero pericolo. Voi provate a pensare ai sogni di prolungare la vita, a tutte queste cose qui, e avete l'idea di quanto sia importante la domanda che viene posta a Gesù: quanti si salvano? Possono salvarsi tutti? Metteteci poi la mentalità
del popolo di Israele, che diceva che solo quelli che erano con il popolo, che era solo il popolo di Israele, sarebbe salvato veramente, gli altri sarebbero salvati solo attraverso Israele e in maniera diversa. Per cui era una cosa, non è una domanda peregrina, non è una domanda curiosa, è una domanda che riguarda la vita. Cioè, io mi salverò, cioè metterò al sicuro quello che ritengo importante, la mia vita. E Gesù in effetti non fa una statistica dei salvati quando risponde a questa domanda. Dice una cosa diversa, dice, qui sforzatevi, per la verità è agonizzasse, e vuol dire lottare, datevi da fare per entrare per la porta stretta, perché vi assicuro che molti cercheranno di entrare, ma non vi riusciranno. La porta stretta. Perché è stretta questa? Perché uno dice, ma se il Signore vuole che tutti si salvino, perché cavolo ha fatto una porta stretta? Perché non ha fatto una porta larga, dove tutti possono entrare, che non c'è problema? Perché una porta stretta? In effetti, se ci si pensa su, il problema non è che la porta sia stretta o larga. Il problema è diverso. La porta è stretta per te e devi lottare per entrare. Perché devi riconoscere, e questo è, che da solo non ti salvi. Che hai bisogno degli altri. Che da solo non c'è salvezza. E che hai bisogno di essere salvato. E devi riconoscere il tuo limite. E devi riconoscere che questo limite è la porta stretta che devi attraversare. Devi accettarlo come parte di te. Allora capisci cos'è la... Non solo, ma il fatto di accettare il tuo limite ti fa capire che hai bisogno di attraversare la porta. Se non senti questo bisogno, tu non ci vai di là, tu resti di qui. Ed è tutto quello che il Signore dirà dopo. Se non si riconosce dentro la comunità e come comunità, che si ha bisogno di essere salvati, che hai bisogno di attraversare quella porta lì, la lotta non è perché devi fare sacrifici o devi fare chissà che per attraversare la porta, devi mortificarti, devi... non è quello il problema. Il problema è che questa porta qui è dentro la tua vita, è dentro quello che sei. Devi riconoscere quello che sei, devi riconoscere il tuo limite. La comunità, per essere una comunità che salva, deve riconoscere il limite che ha bisogno, il limite di aver bisogno di essere salvata. Di aver bisogno di attraversare quella porta, che la salvezza non ce l'hai lì tu, ma devi andare di là a prenderla. E in effetti a un certo punto la porta non solo è stretta, ma se si guarda quello che dice il Vangelo, la porta a un certo punto si chiude e avrà chiuso la porta. Voi comincerete a star fuori. E tra l'altro, notate, Gesù dice voi, la gente che è lì davanti, i suoi discepoli, voi sarete fuori. E cos'è che ti tiene fuori dalla porta? Sostanzialmente, l'idea che non hai bisogno di attraversarla. L'idea che sei giusto. L'idea che, per esempio, tu la salvezza te la meriti, la conquisti. Tu c'hai dei meriti che ti fanno salvo, per cui puoi distinguere all'interno della comunità i giusti dai peccatori, puoi distinguere chi merita e chi non merita, puoi distinguere chi secondo te ha diritto di attraversare la porta e chi non ce l'ha. Tu sei un giusto, non hai bisogno di attraversare la porta. Ti sei già salvato, c'hai i tuoi meriti. Hai osservato la legge,
hai mangiato e bevuto dinanzi al Signore e hai ascoltato la sua parola. Mangiare e bere di fronte al Signore è l'Eucaristia. Hai celebrato l'Eucaristia e hai ascoltato la parola di Dio, eppure sei fuori. Anzi, non vi conosco, non so di dove venite. Vieni da un'altra parte, fai parte di un'altra comunità. Fai parte della comunità dei giusti, non della comunità dei salvati. Guardate che questa cosa qui, questo brano di Vangelo, ci pensiamo su proprio anche adesso, è profondamente liberante. Ti libera da tutte quelle cose della religione, da tutte le pratiche che devi fare per poter essere salvato, dal fatto di dover adempiere questo e quell'altro, dal fatto di dover essere giusto per meritare la salvezza, perché la salvezza si merita. Per cui la porta stretta non è più la porta stretta, è uno sportello dove si va a ritirare lo stipendio. Tu hai lavorato, hai meritato, il Signore ti paga. Per forza che sei fuori, hai sbagliato porta. Sei da un'altra parte. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. L'operatore di ingiustizia non è tanto che faccia chissà che cosa, anche c'è anche un'ingiustizia che riguarda proprio la vita di tutti i giorni, ma è anche il fatto di ritenere che tu puoi applicare agli altri tutta una serie di regole che hai messo tu, che la porta stretta la gestisci tu. Tu sei la regola della salvezza, tu sei il discrimine della salvezza. Invece della misericordia, invece dell'amore, che è l'unica regola della salvezza, perché l'amore è l'unica cosa che ci salva, perché ci fa riconoscere gli altri come fratelli, non come sudditi, ma come fratelli, perché l'amore è quello che rende visibile, presente la misericordia di Dio. La porta rimane stretta perché tu devi riconoscere che ne hai bisogno e che questo amore non è tuo, ma è un dono che ti viene fatto, perché tu non puoi amarti da solo, ci vuole un altro che ti ami, e il suo amore è salvezza, e tu sei testimone di questo amore, non di una serie di regole che ti sei dato tu e hai stabilito che quelle lì sono le regole per entrare. E lì, nella porta stretta, ci si affolla in questo modo e ci si schiaccia a vicenda e nessuno entra. Fa riflettere questa cosa qui, perché noi abbiamo costruito tutta una morale e tutta una teoria per cui davvero abbiamo trascurato questo Vangelo, abbiamo trascurato l'essenziale della salvezza, che è l'amore, che è la misericordia, che è la vicinanza, che è la condivisione, che è il riconoscimento che nel tuo limite incontri l'altro con la A minuscola e l'altro con la A maiuscola, incontri la salvezza nel tuo limite, nel riconoscere di avere bisogno, nel riconoscere che tu quella porta, quella stretta lì, la devi attraversare, che tu non stai di qua e dici io sono già giusto, ho i miei meriti, ho mangiato e bevuto davanti a te e ho ascoltato la tua parola, per cui ho il diritto di entrare. Non funziona così. Non solo, ma c'è da riconoscere che la salvezza viene salvato chi riconosce di essersi perduto. Quelli che vengono da Oriente e da Occidente, da mezzogiorno, e partecipano al banchetto del Re. Perché questi sono quelli salvati, sono i peccatori, non sono i giusti non hanno bisogno di salvezza. Lo dice anche il Vangelo, non hanno bisogno di penitenza,
sono già a posto, stanno bene così. Io penso che davvero dobbiamo riflettere in maniera seria e in maniera libera sulla vita delle nostre comunità, sul ruolo dei precetti, perché li abbiamo dati anche noi i precetti, su come predichiamo e su come viviamo la salvezza, su come predichiamo e su come viviamo la necessità della salvezza e dell'essere salvati. Il riconoscimento di avere bisogno della comunità per essere salvati, per vivere e poter passare attraverso la porta stretta, per essere riconosciuti dal padrone di casa, perché siamo in sintonia con lui, che è l'amore. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri fratelli. Questo è quello che ti salva. Chi mi ama osserva la mia parola, e io e il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Questa è la salvezza, è l'amore dei fratelli, è la comunità. La comunità è la porta che dobbiamo attraversare. E questo ci libera, lo dicevo prima, ci libera da tutte le nostre fisime, da tutte le paure, da tutte quelle pratiche che ci siamo autoimposti e che in effetti poco o nulla hanno a che vedere con il Signore, con il suo amore e la sua misericordia. E molto hanno a che vedere con la legge, nella sua forma più gretta, meschina. E anche noi abbiamo praticato l'iniquità. Abbiamo preteso di giudicare i nostri fratelli, di imporre loro una strada che non era la strada tracciata dal Signore. Poi il Signore salva tutti per amore di Dio, quello non è un problema. Ma veramente noi sentiamo, io penso come prete, corro il rischio, e non è un rischio così teorico, di sentirmi dire non so da dove vieni, non so chi sei, sei da un'altra parte, hai fatto altre scelte, hai preferito altre cose, hai costruito la tua vita su cose che non erano me, che non erano il mio amore, che non erano la mia misericordia. Io penso che dobbiamo rifletterci su bene, su come abbiamo costruito la nostra vita e la vita delle nostre comunità. Voi scuserete se mi ripeto. Abbiamo bisogno di convertirci a questa libertà, a questo amore profondo, a questo riconoscimento di fraternità e di bisogno della fraternità. E questo bisogno di una giustizia che è la costruzione di una convivenza tra fratelli e non solo la distribuzione dei beni. Io vorrei che ci pensassimo su un po' domenica quando sentiremo leggere questo Vangelo. Pensassimo alla nostra vita, alla vita delle nostre comunità, a come è intorno a cosa, dove abiti, non so da dove vieni, da dove veniamo. E cosa stiamo costruendo? E se questo è in sintonia con quello che sta costruendo il Signore con noi. Proviamo a pensarci su. Buona giornata.